Cioè, io ho sempre adorato il tema ponte, per me il ponte è una cosa bellissima, a parte che è forma pura, a parte che c'è una concretezza, una complessità di realizzazione, di possibilità di realizzazioni importanti, reali. Io ricordo che per venire dalla statale 19 di Ramazione, quindi venire dalla parte di Vibo o di Nicastro a Catanzaro a quell'epoca, bisognava inerpicarsi sul Monte Tiriolo e da lì scendere attraverso tornanti a volte pericolosi durante l'inverno per le piogge, perché i torrenti d'acqua si incanalavano lungo il manto stradale, il tratto stradale, e si pensò di fare questo raccordo con, allora si diceva non scherzosamente, ma anche un poco scherzosamente, per fare di Catanzaro la città dei quattro colli, unire cioè il colle di Gagliano alla città di Catanzaro. L'ufficio tecnico della provincia studiò un ponte a tre arcate, a tre luci. Hanno portato questo progetto alla Cassa del Mezzogiorno, che aveva finanziato per 1 miliardo. Cosa è avvenuto? È avvenuto che hanno chiamato un progettista, perché l'ufficio tecnico era spaventato dall'altezza delle due pile centrali. E chiamarono Morandi, perché era uno specialista dei ponti. Questo fu chiamato, il ponte fatto dalla provincia era stesso sul tavolo, lui ha preso la matita e dice no, lo facciamo così. Quindi ha eliminato tutto, diciamo un arco che faceva spaventare tutti, perché 231 metri di luce non li aveva fatti nessuno, salvo in Svezia, però gli era caduto. Dopo un 3 di mesi, così diedero subito l'incarico all'ufficio di fare il tracciato, tracciare l'opera. E cosa che fu affidata a me e a un altro collega. Fatta la gara fu fatta a titolo di onorificenza per Catanzaro, quest'opera colossale, eccetera. Tant'è che l'appalto fu vinto da l'impresa più grossa che c'era allora in Italia, la Sogea, del Vaticano. E gli operai erano i comuni operai di Catanzaro, un centinaio circa, però erano separati nelle loro categorie, non è? Perché là erano a squadre, i carpentieri erano un gruppo di Parma, i ferraioli erano un gruppo di Savona o giù di lì, e erano tutti sottocotti, parliamoci in termini. Quindi non trovavi un operaio dipendente dalla Sogea, non c'era, no. C'erano tutte queste imprese regolarmente registrate, perché la Sogea era un ministero, era enorme. Le Olimpiadi del 60, Corso di Francia a Roma, doveva essere transennato tutto per la maratona. E montammo il ponte, l'avevamo quasi finita, la gente in arrivo in ordine, tutto imbaccato in 3 notti, si smontò quello che c'erano avuti 6 mesi per montarlo. E per lato del lavoro c'è stata una rigidezza tale che non l'ho riscontrata in nessun altro lavoro. C'era un uomo che andava e ritorno sempre, in continuazione, per controllo, per tante cose. Non mi succede anche una cosa, niente. Mio padre è stato il guardiano del ponte, è stato il primo ad essere assunto e uno degli ultimi ad essere licenziati, perché in effetti l'ha vissuto dal primo momento all'ultimo momento. Partiva dalla zona dove adesso c'è il Benny Hotel, prima era tutto campagna, attraversava la Fiumarella, ritornava verso Catanzaro dove c'è il tunnel adesso, e poi ridiscendeva. Ogni ora doveva fare questo tragitto, salire e scendere. C'era un orologio che lui doveva timbrare
era una cassettina rotonda che si doveva portare dietro. Quindi ogni ora lui doveva salire, scendere, ritornare sopra, ridiscendere, risalire dalla montagna, tornare al fiume, tanti chilometri la notte e poi sempre puntuale, perché a quell'ora dovevi timbrare al punto dove loro avevano i riferimenti per timbrare. Era appena piovuto e stavano smontando la gente, era finito il lavoro, si toglievano i tubi. Io mi trovavo basso che questo che metteva i tubi, era l'innocente. E questo qua era un giovinotto agile, che usava camminare con le scarpe da tennis e faceva il gatto, perché era agile, saltava da un ferro a un altro. Né più nemmeno mi sono trovato di vicino, che abitava una morsetta per riunire un tubo per fare la spallera. La mattina, come se fosse una premonizione, l'ingegnere Mirri, ecco l'ingegnere direttore dei lavori per l'impresa, l'ingegnere Mirri, si era alzato presto e diceva a tutti: mettetevi la cintura di aggancio, tutti quanti. Questo se l'è preso, invece di mettere, se l'è messo sulla spalla. Poi l'ha presa e ha cominciato a lavorare. Io ero che inchiodavo sopra la gente, là lì, sopra, dove è arrivato il pulmino adesso. Dunque, io ero che inchiodavo delle macelle per iniziare la cravatta del pilastro, di quanto era. Insomma, io stavo inchiodando le macelle a terra, lui nel mentre che abitava questa morsetta, la chiave ci è scappata da un morsetto ed è caduta all'inversa. Questo è stato l'unico incidente, ma nemmeno piccoli. Viene in bocco da Galleria San Giovanni. C'erano i macchinari da telefonica, dall'altro lato c'erano pure le bocche da telefonica. Mamma, la telefonica è quella che proprio ha fatto il ponte, se non c'era quella era inutile, perché non è che era una pianura qua e portavano tutto un materiale con i camion o quelle cose, era tutta la telefonica quella che faceva il lavoro. E cadde da, chi ne veniva. E poi un risultato della telefonica era manca 2 metri d'altezza al piano stradale. E dove serviva? Per dire, ne serviva un materiale a noi per dire legname, cose. La telefonica ne portava proprio sul posto giusto. Che è tutto calcolato, no? L'ingegnere Morandi era proprio l'autore del ponte che l'ha creato. Lui dice aveva paura della gente, dice se mi chiedono un bullone che non è stato alto mi parte tutto, perché queste centine metalliche sono pericolose proprio perché saltano un bullone e salta tutto. Dal fiume fino a 45 metri abbiamo fatto 3 palazzi, fino a 45 metri. Solai, pilastri. Da 45 metri tutti i 3 cavalletti, che poi chiamavamo cavalletti A, cavalletti B e cavalletti C, quando arrivavamo a tutti i 3 uguali, da cominciava l'armatura da centina, a tubi innocenti. Qui tubi innocenti, bita qua, bita da, bita qua, bita da, con carta alla mano. Ma non noi, era un'altra squadra che l'arco è tutto vuoto, di sotto viene sopra 2 costoni
che sono quattro spalliere che camminano, però è vuoto di dentro, quest'arco qua non è pieno. Distribuì in 13 conci il carico del cemento, fu fatto a 13 conci con queste, c'erano i ferri di collegamento, non è che mancava solo il cacciastruzzo che copriva poi i ferri, eccetera. E allora poi ogni tanto, vedete che ci sono le traverse che di un pilastro all'altro si collegano, che ci sono i vuoti al centro. Quei vuoti là però sono collegati per mezzo dei due soli pilastri, che c'è la trava che collega pilastri e la spalliera della ponte. Quando il giorno dell'Argentina abbiamo operato l'abbassamento, perché l'abbassamento dell'Argentina fu fatto col sistema delle piramidi, i cassoni riempiti di sabbia, poi un buchino e tiravano la sabbia piano piano in modo che l'Argentina si abbassasse. Ad un certo punto c'erano quattro ingegneri dell'Università di Roma, i quali facendo i conti, allora non avevamo i... avevamo una brusviga a manovella. E a un certo punto si guardano, non va bene, non va bene, cosa è successo? È calata di 13 centimetri ed è superiore a quello che teoricamente era stato calcolato. Allora tutti ci allarmammo, erano le 9 di sera, era una bella serata e tutti siamo saltati sulle sedie. Sta cadendo il ponte. E chi ci va a vedere? È di buio. L'ingegnere Mesri mi chiama e dice, ci saliamo noi. Dico, si cade il ponte. Se cade a 110 metri non ti salvi. E siamo saliti con un piccone. Siamo saliti, fatti questi 222 gradini per arrivare alla chiave e sentivamo cadere delle pietre e queste pietre finché arrivavano giù, pietre, i sassolini del calcestruzzo, sembrava una mitraglia. E siamo arrivati su. L'ingegnere Miri ha preso il piccone e ha fatto leva su un tavolone. Il tavolone era distaccato dal cemento, quindi il ponte si reggeva. Era solo l'Argentina che si era abbassata, come era giusto che si abbassasse. Siamo arrivati, abbiamo dato questa notizia. Ha fatto Morandi, sotto oggi ci si è preso. Che facciamo? C'è 30 gambe di giombo. Si sparava per lui. Testualmente. E allora si mettono a tavolino, là c'era un tavolo lungo, un 7-8 metri, tutti a guardare, tutti a fare, c'erano questi quattro, i fratelli Ascalese che adesso sono tutti professori a Pisa e non so dove, ma a grandi livelli, perché questi erano due gemelli che lavoravano nello studio di Morandi. Deve essere sbagliata una lettura. Ecco, guarda, Causole sbatte proprio sullo strumento. Quindi si era deformata, questo l'abbiamo saputo dopo, si era deformata la piastra di ferro su cui era fissato questo strumento. E quindi il sole aveva battuto dalle 11 fino a quell'ora. Portiamo sta notizia, io gli dico, questo, dico, vedete che succede? Oh, la mia, ha detto lui in romanesco. Rifanno i calcoli e calcolano pure questa deviazione dell'angolo dell'elevazione del e trovano 13 centimetri. Tutti erano le 2 di notte, nessuno era andato a mangiare, nessuno alla casa. La voce si era sparsa a Catanzaro, il ponte cade, hanno disarmato la gente e si sono fermati, sta cadendo, sta cadendo. Via Carlo V fino in fondo era piena di gente, c'era la folla e tutti aspettavano che vedano cadere. Noi che sapevamo l'ultimo scorcio di discussione che era dato,
eravamo tranquilli. E che se ne dicevano? Guarda così incoscienti, dicevano. Hanno battuto le mani poi quando abbiamo detto che il ponte non cade, che la gente ne era stata abbassata, che il ponte stava da solo. Perché Morandi alla fine si abbracciò a me e mi disse ci abbiamo lavorato forte. E siamo riusciti a lavorare bene principalmente. Per provare il ponte si sono messi autotreni carichi di sabbia di una parte, prima di un lato. Si sono messi, non mi pare che erano 6 o 7 autotreni carichi di sabbia. Anche perché il ponte era stato aperto. Ci missimo i cantonieri e li fecero scappare. Arrivarono i carabinieri, peggio che peggio. Insomma, tutte le autorità furono fatte scappare da questa fretta che hanno la mattina tutti gli impiegati, tutti per arrivare. Di là arrivavano con 10 minuti, di qua poi arrivavano un attimo. Quindi. L'impressione piena si è avuto dopo un certo tempo, questo lo ricordo, perché c'era ancora gente che non osteggiava, ma resisteva alla innovazione. Il ponte lo accolsero con molta gioia, diciamo, festa. E il commento in dialetto dice ci sta in piedi, si tena, in dialetto si tena, si sta in piedi. Era un sogno perché collegava, diciamo, la zona di Marcellinara con Catanzaro, non c'erano altre strade. Il ponte ormai è organicamente dentro la città di Catanzaro, ma a quell'epoca no, perché non c'era nemmeno il collegamento, si stavano facendo le opere, se ricordo bene, per penetrare il Sansinato e realizzare la galleria, poi si pensava a questa strada di collegamento per arrivare al ponte, però... le discussioni in questa materia, no? Nella crescita delle comunità resiste sempre, resiste a lungo, poi ci si confà alla reale e quindi si accetta e si plaude a chi ha avuto anticipatamente l'idea di realizzare, diciamo in un certo senso, per taluni aspetti, la realtà del dopo. Il padrino, chiamiamolo così, in senso buono, dell'opera è stato Bisantis, ecco l'intestazione, perché quando gli presentò quel progetto dice no, non si può fare, no, dice facciamo come dice Morandi. Quello che io ho apprezzato di quest'uomo è stato sempre la grande fede nella politica democratica, l'attaccamento che lui aveva e il grande rispetto che aveva nei confronti di Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, e poi la sua passione per compiere il lavoro parlamentare da legislatore. De Santis è stato l'uomo che ha voluto sto ponte. Ricordo un consiglio provinciale infuocato che è finito verso le 2-3 di notte. Noi abbiamo assistito a quella chiacchiera che finisce, invece si impose Bisantis. Per noi è un orgoglio avere suo ponte, perché l'abbiamo vissuto, dalla nascita veramente alla realizzazione. È un pezzo della mia vita che io ricordo, anzi ne ho fatto parte tutta la mia famiglia, infatti dicono sempre di questo parlo.